Seconda parte di Fatti e Commenti, inizia la nostra trasmissione da lunedì al venerdì in questa fascia oraria. Vi teniamo compagnia raccontandovi i principali fatti di giornata e commentandoli con gli ospiti in studio. Saluto Remo Fiori, presidente UCID Marche. Parliamo dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, una realtà che esiste a livello nazionale e che ha le sue collocazioni anche sul territorio. Parliamo con lui di un evento, ma anche appunto di questa realtà che va sicuramente conosciuta meglio. Grazie per essere con noi. Prego, grazie a voi. E dedichiamo i primi minuti di questa seconda parte alle notizie per vedere se ci sono stati degli aggiornamenti rispetto a quanto vi abbiamo fatto vedere prima. Nel nostro sito utvrs.it diamo notizia dell'aggiornamento legato al calcio. La Maceratese pensa al futuro, prime idee sul DS. Vi invitiamo davvero a leggere e a consultare le tante notizie che sono sul nostro sito, continuamente aggiornate, soprattutto grande spazio allo sport e al calcio in particolare. Questo articolo è firmato da Andrea Busiello e c'è un focus sul futuro della Maceratese, campionato di eccellenza. Lasciamo il nostro sito per uno sguardo veloce alle ultime notizie di ansamarche.it, ovviamente la versione online, ancora Tamberi che tiene banco con questa notizia ufficializzata da parte del CONI, sarà lui il portabandiere. Portabandiera ai prossimi giochi olimpici 2024 a Parigi, e quindi un grande in bocca al lupo davvero a lui e a tutti gli atleti. Un po' di più facciamo il tifo per i marchigiani, che sono tanti in discipline diverse, e quindi davvero una buona notizia questa che arriva dal mondo dello sport, ma non soltanto, perché le Olimpiadi sono un'occasione anche di valori, oltre valori sociali e umani oltre che sportivi. Corriere Adriatico, l'apertura online fino a questo momento sarà anche ricalcherà anche i giornali che andranno in edicola domani con le varie edizioni, tanta cronaca nella parte alta con le principali notizie dalle 5 province delle Marche, e poi anche qui Tamberi è già storia, Gimbo sarà portabandiera, Malagò un capitano vero, e naturalmente questo tiene banco anche la storia dei portabandiera e anche dei loro vissuti personali. E certamente Gianmarco Tamberi è un personaggio che va oltre gli eccezionali risultati ottenuti in campo sportivo. Meteo pazzo, pioggia e freddo, rassegniamoci, anche il 25 aprile sarà in modalità autunno. Io avrei voluto darvi un'altra notizia, però questo è, e quindi questo ci prendiamo verso il voto, e qui c'è un focus a firma della collega Martina Marinangeli dalle Marche a Bruxelles. Ecco chi scende in campo, e perché sono stati ufficializzati i candidati. Noi siamo in regime di par condicio, quindi possiamo assolutamente invitare a leggere gli articoli, a dare le notizie principali che riguardano i candidati ufficializzati alle europee, e poi ci occuperemo dei nostri comuni nei quali si vota nello stesso giorno, 8 e 9 giugno, in una modalità anche diversa rispetto alle altre elezioni, ma lo sapete, abbiamo una trasmissione approfondimento parola chiave che vi invito a seguire tutti i martedì alle 20:50, e quindi lì vengono proposti dei confronti tra i candidati sindaci delle varie città in cui si vota, e quello è un appuntamento per conoscere un po' meglio chi ci rappresenterà, perlomeno a livello comunale. Poi vediamo se riusciamo ad avere anche uno spazio a livello di europei. Pesaro, questa notizia l'abbiamo già letta, panico al pronto soccorso, afferra per i capelli un'infermiera, la getta a terra e la prende a calcio, arrestata una donna di 32 anni, quindi queste sono le notizie principali. La dengue, come abbiamo detto nella prima parte, e queste sono le principali notizie. Interessante anche questa, se riesco a farvela vedere, il pianoforte si sostituisce al coach nello spogliatoio, così i baby cestisti ricevono good vibrations all'intervallo. E anche lo sport entra, lo sapete, la psicologia dello sport e tanti altri elementi come le motivazioni entra con i più piccoli nelle situazioni magari più delicate a fianco delle persone che praticano sport. Il resto del Carlino, siamo nell'edizione Marche
online, e anche qui le notizie principali le troverete in edicola sul giornale cartaceo di domani. L'apertura in questo momento è: marchigiano morto a 56 anni dona 5 organi, salva vite in mezza Italia. Questa è davvero una notizia interessante, bella, che dà anche una speranza per vite che proseguono, e sottolinea la generosità da una parte dei donatori e dall'altra anche la competenza dei medici che si mettono al servizio di queste persone che appunto danno tanto, e in questo caso danno davvero la possibilità di salvare altre vite, la donazione degli organi. Io sono con Remo Fiori, che appunto è il presidente dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti nelle Marche, per innanzitutto dire che cos'è questa associazione, di che cosa si occupa e quali valori, ce l'abbiamo un po' anche nella sigla, però quali valori incarna oggi in questo momento, in questo contesto? Grazie, innanzitutto saluto i telespettatori. Sì, come io sono il presidente regionale UCID Marche. UCID è acronimo di Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti e Liberi Professionisti. È una, più che associazione, nel nostro statuto è una unione di fedeli che si riconoscono fondamentalmente nella dottrina sociale della Chiesa. Il compendio della dottrina sociale della Chiesa è un nostro punto di riferimento. L'UCID nacque nel 1947, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e lì ci furono un gruppo di imprenditori che con l'allora cardinale Schulster si misero, diciamo, al servizio per poter ricostruire un po' le sorti dell'Italia che proveniva dal secondo conflitto. Da qui ai giorni nostri, l'UCID è una unione di fedeli che conta dei gruppi regionali, ci sono in ogni regione un gruppo regionale più le sezioni che fanno riferimento alle diocesi. L'UCID è riconosciuta dalla CEI, il nostro statuto è riconosciuto dalla CEI e gli statuti regionali ovviamente sono riconosciuti dal CEM, dalla Conferenza Episcopale Marchigiana, e ogni sezione ha un suo consiglio. Fondamentalmente questa è la struttura organica. Certo. Cos'è l'UCID? Cosa fa l'UCID? L'UCID forma i suoi iscritti sui principi della dottrina sociale, forma diciamo le persone che aderiscono a questa unione per mettere, diciamo, in pratica quelli che sono i principi cristiani nell'ambito di cosa? Nell'ambito dell'attività imprenditoriale, nell'ambito degli studi professionali, nel campo dirigenziale. Perché la domanda fondamentale che personalmente mi ero posto 27 anni fa quando entrai nella UCID e non la conoscevo era: come fa un cristiano a mettere in pratica i principi nella vita di tutti i giorni, i principi cristiani nella vita di tutti i giorni. E questa era una domanda che volevo farle, soprattutto parlando di business, sì, parlando di economia, di profitto, o di essere al vertice o comunque in una posizione di, non si dice più di dominio, ma comunque in una... Siete dirigenti, siete, sì, quindi no? C'è qualcosa in più di diverso da mettere in campo? Abbiamo prima di tutto delle responsabilità, perché diciamo che l'UCID in quanto tale, oltre a fare formazione, come posso dire, mette i singoli aderenti in contatto tra di loro, condividono, quindi storie anche di imprese dove magari ci condividiamo, ma mettiamo anche, siamo responsabili anche del fatto che dirigiamo delle aziende, siamo imprenditori. Oggi fare l'imprenditore, io dico sempre che oggi fare un imprenditore è un eroismo, no? Certo. Magari oggi più che ieri, però comunque l'utile, cioè l'azienda deve avere utile, il profitto, ma questo profitto poi bisogna vedere come viene utilizzato. Adesso non entro... C'è un'etica? Ecco, c'è un'etica, ma soprattutto c'è un valore che è riconosciuto anche nelle persone che partecipano all'interno dell'azienda, perché l'azienda è un insieme di beni, ma ci sono anche le persone. Infatti uno dei nostri principi fondamentali è la persona al centro, bene comune, welfare aziendale, insomma, ecco.
E c'è sempre il solito discorso di dire: ma come si fa a mettere in pratica qualcosa che magari è anche difficile a mettere in pratica, perché poi l'imprenditore si trova nella solitudine giornaliera. Io parlo anche delle piccole e medie aziende, certo, perché le Marche, il tessuto marchigiano è fatto di piccole e medie aziende, ma anche di aziende familiari, quindi deve, passaggio generazionale. Deve fare delle scelte. E quindi noi, esatto, deve fare delle scelte, molte volte le scelte sono dure da, sì, fare. Per cui è questo un po'. E parlando anche di questo, di questa esperienza che abbiamo fatto, nel 2012-2013 nacque questa idea di fare un master fare imprese e valori cristiani. Ecco, la fermo un attimo, dica, per chiederle, prima di questo master, che è un appuntamento, poi daremo, sì, le coordinate per partecipare, no? Sì. Qual è il valore cristiano che si può applicare all'economia, al business, al modo di essere imprenditori? Ma guardi, il valore principale. Ma i valori sono il rispetto, sono l'ambiente, sono la possibilità di dare a tutte le persone che lavorano nell'azienda di far parte dell'azienda stessa. Mm-hmm. E quindi di condividere quelli che sono i principi del bene comune, perché l'imprenditore, voglio dire, ha una sua idea, uh-huh, crea la sua azienda, però ci deve avvalere di persone intorno e quindi deve creare anche un ambiente. C'è un misto tra quelli che sono i valori, diciamo così, economici, ma anche i valori delle buone pratiche, diciamo, perché ci sono tante buone pratiche che però poi non vengono nemmeno espresse. Quindi questo è un po' come dice il principio, è quello di dire: niente nostro, quindi noi dobbiamo capire che dobbiamo creare, cioè dobbiamo fare in modo che quello che produciamo non sia solo uno scopo individualistico, mm-hmm, egoistico, ma sia messo come bene comune all'interno dell'azienda, all'interno del territorio. La cosa più difficile forse è metterla in pratica, no? Renderla, certamente sì, calarla sulle persone, sulle decisioni, sì, aziendali. Noi negli incontri che abbiamo fatto diverse volte abbiamo parlato proprio della solitudine dell'imprenditore, perché molte volte l'imprenditore deve scegliere anche in situazioni che vanno al di là, devo dire, dei principi cristiani, no? Mm-hmm. Nel senso, però poi alla fine io credo che si possa riuscire a farlo, perché l'imprenditore o il dirigente o il libero professionista può, secondo me, dare la possibilità a tutte le persone di, col proprio esempio, perché un conto è parlare, un conto è dare l'esempio, capito? Quindi direi di sì. Mi ero scritto una cosa che avevo letto da qualche parte, non mi ricordo qui, dove dice: cerca di diventare non un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore. Assolutamente. Un uomo di valore porta una buona immagine, per cui io per esempio sono qui come presidente regionale, ma ci sono anche i miei collaboratori, i miei presidenti, con i quali c'è un rapporto proprio familiare. Come dicevo, come ho detto anche in un incontro che avevo fatto, non sono le cariche a dare lustro alle persone, ma sono le persone a dare lustro alle cariche. Assolutamente. E beh, è una sfida non indifferente, perché siamo in un momento in cui la velocità nelle scelte, nelle decisioni diventa, insomma, fa la differenza, no? Sembra fare la differenza. Poi parliamo anche ultimamente di grandi dimissioni, di persone che mollano tutto per dire basta, quindi viviamo anche periodi di crisi interiore, no? Certo. Sicuramente il Covid ci ha messo un po' alla prova, ma non sarà solo, non sarà l'ultima delle prove, no? Viviamo davvero tempi complessi e quindi, insomma, avere valore e avere dei valori è già un punto di partenza, perché se questa unione nasce all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, capiamo lì quanto erano forti, e poi nel tempo qualcosa abbiamo perso, no? Ma molto abbiamo cambiato sostanzialmente, quindi modificare
anche il modo di lavorare e di essere dirigenti può fare la differenza. Abbiamo parlato di un appuntamento che avete proprio qui nelle Marche, allora è importante dare queste coordinate. Abbiamo anche una grafica che ci aiuta, eccola qua Presidente, a lei raccontare che cos'è, a che cosa serve, chi può partecipare, ci dica qualcosa di questo appuntamento. Questo nacque, come vedete, come vediamo, è la sesta edizione. In effetti è nata anche prima, però il Covid è chiaro che ha sospeso un pochino le attività in presenza. Questo nacque da un gruppo missionario giovanile salesiano e con una collaborazione con dei professori dell'Università di Ancona. Poi il secondo anno ci fu questa conoscenza del Lucid, perché ci tengo a precisare che molte volte numerose associazioni, unioni non si conoscono. Quindi c'è questo rischio. C'è questo rischio perché comunque la comunicazione è una cosa importante, perché poi nascono delle condivisioni, delle collaborazioni. E qui nacque la collaborazione con questo con questa fare impresa ai valori cristiani, questo incontro che ci sarà in questo caso quest'anno sarà due weekend, due fine settimana, mentre gli altri anni duravano una settimana intera. Ah. Quest'anno si è deciso di farlo, come dice, dal 9 al 12 maggio, dal 25 al 26 maggio, e si farà in un monastero, Valle d'Acqua, Acqua Santa Terme, mentre gli altri anni erano stati fatti in Ancona, poi in altre zone. Perché proprio in un monastero? Perché in effetti le persone che parteciperanno e le persone che partecipano sono studenti neolaureati oppure anche non neolaureati, ma anche figli di imprenditori, per esempio. Dove non bisogna essere iscritti a Lucid. Non bisogna essere iscritti a Lucid, assolutamente. Se poi qualcuno si iscrive, ben venga. E in queste giornate, in questi incontri che sono full immersion, perché partono la mattina e arrivano fino alla sera, quindi ci saranno momenti di condivisione insieme e di confronto, verranno trattati tutti quei temi che riguardano l'impresa in generale, quindi si parla di finanza, si parla di le forme giuridiche, fiscale, marketing, organizzazione dei processi aziendali, gestione delle risorse umane, soprattutto anche la sostenibilità dell'impresa. E ci saranno, oltre a docenti universitari, ci saranno imprenditori che esporranno la loro esperienza, quindi chi partecipa avrà in mano tanto da sentire più che da imparare, perché comunque diciamo si impara sempre, no? in questi incontri che poi ti danno anche la quadra su quello che è l'imprenditore, chi vuole intraprendere, perché io dico sempre ci sono tante persone che si individuano imprenditori ma poi non sono imprenditori, perché fare l'imprenditore è una cosa seria. Sotto certi punti di vista. Certo. E in più ci sarà anche questo aspetto della UCID, dove si parla anche del compendio della dottrina sociale della Chiesa, si parla anche dei valori per lo sviluppo proprio dell'impresa e quindi per la sua presenza nel mercato e non apertura e chiusura in poco tempo. No? Si parla di solidarietà, sui concetti della sussidiarietà e sulla destinazione universale dei beni e la persona al centro. Quindi praticamente questo connubio, questo diciamo incontro che c'è stato tra l'idea di fare questo master e Lucid si è ben sposato nel tempo. Interessante anche questa formula, no? Nel senso che diceva una settimana, adesso sono tre giorni, no? Quattro. Voi fate stare le persone lì, e poi quello è un posto un po' particolare. Quindi ci saranno occasioni davvero di incontro, di riflessioni, no? Non capita spesso di essere così immersi in un'esperienza. Il mondo oggi corre in maniera vertiginosa e non ci si ferma mai. Allora fermarsi tre giorni, quattro giorni o una settimana come era prima, secondo me, avendo partecipato pure io diciamo in qualche altra situazione, in qualche altro incontro, ti dà la possibilità di riflettere, di condividere,
di vedere delle cose, di capire delle cose che magari nella vita tradizionale, correndo tutti i giorni, non vedi. Cerchiamo di fermarci, dice lei. Sì, ma io credo... Un po', sì, certo, il mondo è sempre più... Però ci si ferma solo quando, ecco, succedono delle cose particolari per Presidente, cui... volevo chiederle in conclusione una considerazione su un tema che purtroppo è l'ordine del giorno, come giornalisti ce ne occupiamo troppo spesso, che è quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sì. Cosa sta succedendo in Italia? Ma davvero raccontiamo di incidenti molto spesso mortali, ma poi sono tante le malattie professionali, gli infortuni che tolgono, che non sono mortali ma che comunque sono invalidanti. C'è un nuovo ragionamento da fare, anche qui credo che voi possiate dare un contributo, no? Ma vede, noi il contributo sì, lo diamo, anche perché fa parte un po' dei valori che abbiamo dentro, no? Cioè, le leggi è giusto che ci siano, però io credo che un imprenditore corretto, etico, mettiamoci anche cristiano, io penso che questo sia imperativo, darsi tutte le strutture, tutti i controlli, le verifiche per il lavoro, per il lavoratore. Se noi diciamo che la persona è al centro, dobbiamo dargli tutte. Quindi anche qui c'è il discorso che, al di là, adesso non entro nel merito delle situazioni particolari perché ogni caso è a sé, però io credo che la sensibilità dell'imprenditore sia quella di dare la possibilità di mettere al sicuro, far lavorare al sicuro i dipendenti, ma questo al di là dell'aspetto cristiano o meno, comunque deve essere un discorso che va da sé. Però va alzata sicuramente l'asticella. Sicuramente perché... sì. Se succedono delle cose... Muoiono davvero tante, troppe persone sui luoghi di lavoro, poi non c'è geografia che tenga o settore, certo ce n'è qualcuno un pochino più a rischio, questo va detto, però stiamo vedendo qualcosa di preoccupante. Nel master, quando si parla di organizzazione risorse umane, gestione risorse umane, si parlerà anche di questo, per cui... Secondo me dipende molto dall'educazione, dipende molto dalla cultura, no? Dipende molto dal vedere. Quando si parlava della qualità nell'azienda, io dicevo sempre, ma quanto costa la qualità? Però quanto costa la non qualità? Per cui non deve essere visto come un qualcosa che appesantisce l'impresa, ma deve essere un qualcosa che l'aiuta a migliorare. Questo è il concetto, poi dopo è chiaro che bisogna tutto metterlo in pratica. Tutto un costo, ma qui si parla di investimento e si parla di persone, esatto. di salvaguardare non un posto di lavoro o un profitto, no, ma proprio la vita umana. La vita umana. È fondamentale. E allora, sperando davvero di non raccontare più queste tragedie che poi colpiscono un sistema, perché c'è una famiglia che rimane senza una persona o c'è un giovane che appunto ha perso la vita, insomma sono tanti gli elementi, speriamo di dover parlare sempre più di lavoro, di valori, certo. di etica e dello sforzo che si fa in questa direzione. Se mi è consentito un'ultima cosa, noi ci siamo, infatti vogliamo anche far conoscere meglio chi siamo, certo. e mettendoci insieme anche con altre associazioni, con altri, insomma facciamo, e poi dicevo giustamente lei, la famiglia. Oggi chi è che lavora, la maggior parte del tempo lo passa dentro, sì. e la famiglia è fondamentale, quindi ecco, mettere in equilibrio questi valori, queste è fondamentale. È certo, quando si parla di valori, poi se si parte da questo, vengono fuori tanti altri elementi. Quindi esatto. Io ringrazio Remo Fiori, che è presidente del Lucid Marche, che ci ha ricordato questo appuntamento. Poi trovate informazioni online, abbiamo visto il sito e tante altre. Volevo dire, prego.
C'è tempo ancora per le iscrizioni? Ecco, le iscrizioni sono aperte, sì, sì. C'è questo master 9-12, 23-26 maggio presso, sì, il monastero Valle d'Acqua, Acqua Santa Terme. Complimenti per il luogo scelto, magari arriva anche questa benedetta primavera, e non maledetta ma benedetta. E intanto anche noi continueremo a parlare di questi temi perché sono davvero importanti. Grazie Presidente per essere state con noi. Grazie a voi. Grazie. Io ringrazio anche voi, lo sapete, Fatti e Commenti torna domani puntualmente con una nuova conduzione. Fino a venerdì siamo insieme. Io intanto vi ringrazio per aver aperto con noi la settimana e vi auguro una buona notte.